Per la prima volta nella storia, Londra è diventata una città più violenta di New York. Gli ultimi due episodi di violenza sono avvenuti nell'arco di un'ora la notte scorsa. Una ragazza di 17 anni, Tanisha Melbourne, è stata trovata gravemente ferita a Tottenham ed è morta poco dopo, prima dell'arrivo dell'ambulanza. A sole 2 miglia di distanza, a Walthamstow, un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito da un colpo di pistola insieme a un altro adolescente di 15 anni soccorso per diverse ferite da coltello. La polizia ha confermato che le due sparatorie non sono collegate, ormai abituata a episodi come questo che accadono sempre più di frequente. Dall'inizio dell'anno infatti sono già 30 gli omicidi compiuti nella capitale britannica, lo riportano i media britannici. Numeri che fanno paura se si considera che a febbraio a Londra sono state uccise 15 persone contro le 14 di New York e solo nella settimana dal 14 al 20 marzo hanno perso la vita ben 8 persone, tutte sotto i 30 anni. Secondo gli esperti, a parità di popolazione, circa 8 milioni di persone, New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia. Negli ultimi 20 anni gli omicidi sono passati da 2.000 a 230 l'anno.